e benvenuti su questo nuovo video. Io sono Nadia. Io sono Gabriele. Qui ci sono Federico Ginebra. Oggi ci troviamo al Forte di Fenestrelle. Esatto, abbiamo scelto questa tappa famosa, questo forte famoso, è un po' il simbolo della provincia di Torino e quindi lo visiteremo insieme. Tutto questo ovviamente dopo la sigla. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella per essere aggiornati su ogni nuovo video e se poi questo video vi sarà piaciuto, metteteci un like. Sigla! Quando andiamo nel Pinerolese, passiamo dai nostri amici Bigone Pneumatici che ci danno un'occhiata alle gomme. La bella lavanderina. Se lavo i fazzoletti. Cosa lava però, papà? Il camper. I vetrini. I vetrini. Dopo questa bella lavata ai vetri, ancora una tappa, dobbiamo fare la spesa. Ma finalmente siamo in Valchisone. Ed eccoci qua, siamo arrivati a Fenestrelle, siamo proprio all'ingresso della famosa fortezza di Fenestrelle. Abbiamo parcheggiato il camper qua, c'era uno spazio abbastanza ampio, ci hanno detto che anche illuminato per la notte, penso che passeremo la notte qua e da qua si può fare una piccola passeggiata per andare a visitare il paese. Prima di arrivare qua però siamo passati dai nostri amici di Bigone Pneumatici, ci siamo fatti anche controllare sulle gomme, controllare un pochino tutto quanto il camper, li ringraziamo e li salutiamo. Bene, noi abbiamo già cenato, adesso i bimbi e Nadi sono già a dormire, anch'io vado a dormire perché domani mattina alle 10 abbiamo appuntamento per andare a visitare il forte. Ci sono tre possibili visite, c'è anche un cartello qua fuori che le spiega, quella più corta che dura soltanto un'ora, quella intermedia che dura 3 ore, che sarà quella che faremo noi, e se ho letto bene ci sono anche un po' di gradini da fare, mi sembra circa 4.000, e poi addirittura c'è un'altra escursione ancora più lunga che dura o 7 o 9 ore, quindi decisamente lunga. Adesso io vi saluto, buonanotte, ci vediamo domani mattina, ciao! Buongiorno! Buongiorno! Da Fenestrelle, parcheggio vicino alla fortezza e all'interno del parco Orsiera Roccia Brè. Abbiamo trascorso una notte fantastica, fresca, perché nonostante siamo a luglio, adesso stamattina sul campo ci sono 21 gradi, fuori 18. Secondo me anche un po' meno, però può darsi. Sarà che eravamo abituati a 30 e passa. Scusate, sto preparando il biscottino con la marmellatina per Ginevra che... Hai tanta fame, Ginny? Ancora un po' addormentata. Quindi ci prepariamo e poi andiamo a visitare la fortezza di Fenestrelle. Finalmente. Percorso prenotato. Non è finito. Quindi non ci resta che prepararci. Andiamo. Ce la faremo.
siamo perfettamente in orario, manca ancora addirittura un quarto d'ora alle 10. Questo qua è l'ingresso del forte. Tra l'altro c'è appena stata tipo una parata, qualcosa del genere, abbiamo sentito dei tamburi e dentro c'è anche ci sono delle persone vestite in costume, vestite in maschera. Andiamo a scoprirle. Allora, la prima parte della visita molto interessante, ci ha spiegato un pochino bene tutto il forte con anche un plastico. Adesso stiamo scendendo sotto nei sotterranei, siamo già scesi di due piani, ma si continua ancora a scendere. E allora, ragazzi, qua nei sotterranei abbiamo trovato anche il pozzo. Bene ragazzi, la visita al forte sta continuando, molto interessante. Dopo aver visitato la parte sotto con appunto c'era il pozzo, con tutto un sistema molto particolare per avere sempre l'acqua corrente, abbiamo visitato anche la ghiacciaia completamente al buio e adesso invece ci troviamo nelle cucine dove ci sono dei forni veramente enormi. Siamo pronti, stiamo per oltrepassare il cancello, da qua inizia la camminata per raggiungere la garrita del diavolo. Ragazzi, è iniziata la salita e Ginny ce l'abbiamo già qua a spalle, eccola di qua. E si sale, siamo al momento sulla scala reale che appunto ci porta su. Abbiamo appena oltrepassato questo edificio alle mie spalle che sono le prigioni e continuiamo ancora a salire. Intanto da qua si riesce già a fare avere una vista fantastica sul forte. Adesso andiamo a visitare la polveriera. E allora abbiamo appena lasciato alle nostre spalle la polveriera che ci ricorda anche quella che abbiamo visitato l'anno scorso a Vinadio di ritorno dal nostro viaggio che avevamo fatto Portogallo, il forte di Vinadio. Vi mettiamo anche qua il link così potete andare a vederlo. Adesso iniziamo la salita, da qua iniziano i primi 160 gradini, la scalinata in realtà ne ha più di 4000, ma con la visita che abbiamo scelto noi se ne fanno solo 160, per fortuna, anche perché qua c'è Ginny alla spalla. E allora, sono partiti i 160 gradini, io ho già perso il conto, però ragazzi, che spettacolo! Tra l'altro questa qua è chiamata anche la muraglia piemontese perché
famosissima anche per essere la seconda muraglia più lunga al mondo, ovviamente soltanto dopo alla muraglia cinese. Noi comunque continuiamo a salire e qua davanti Nadia e i bimbi li stanno contando. 48, 49, 50. Ragazzi, vedo la luce. Ragazzi, che spettacolo! Si continua ancora a salire, tra l'altro oggi ci è andata anche bene perché le previsioni davano nuvolo, in realtà è uscito un sole spaziale e quindi bello, fa caldo a salire, però veramente bello. Allora, abbiamo visto già una casa matta, qua c'era anche il ponte levatoio e qua si continua, siamo praticamente in mezzo alla foresta. Siamo quasi arrivati alla garrita del diavolo e vi racconto velocemente la sua storia. Quando è stata ora di costruirla, in realtà ci dovevano impiegare 2 anni e alla fine del primo anno avevano costruito soltanto le scale e i basamenti e durante l'inverno, quando torna l'anno dopo, si trova tutto distrutto e quindi la colpa a chi darla? La diamo ovviamente al diavolo. E da lì iniziano a circolare in paese diverse voci, tant'è che anche i soldati, quando poi scendevano in paese in taverna, sentivano storie su brandelli di corpi umani trovati qua in zona e quindi ecco da lì che prende il nome di Garrita del Diavolo. Siamo arrivati alla garrita del diavolo e però qua del diavolo non c'è traccia. E allora, con la nostra visita da 3 ore siamo arrivati nel punto più in alto, abbiamo fatto un dislivello di circa 200 metri, da qui per arrivare in cima, proprio in cima alla fortezza, ce ne sono ancora 400. Con la visita da 7 ore si arriva fino in cima, però direi che con quella già da 3 ore di cose se ne vedono già parecchie. Qua si sparava. Siamo addirittura d'arrivo del nostro tour e qua siamo ancora all'interno di una casa matta. Bene ragazzi, visita terminata, alla fine doveva essere di 3 ore ma ce ne abbiamo messe 4, abbiamo avuto anche qualche problema mentre salivamo, una signora anche scivolata, quindi si è fatta male, quindi probabilmente abbiamo tardato un pochino per questo. Una visita molto interessante, complimenti alla guida, preparatissima e ci ha dato tantissime informazioni. Se siete arrivati fino qua, mi raccomando, ricordatevi di metterci un like e adesso noi siamo pronti, chiudiamo qua e ci vediamo nel prossimo per video. Andare a mangiare, perché buon sono appetito le... sono le 2 credo, sì, sono le 2 in punto. Al prossimo video, ciao, ciao.